Io sono fermamente convinto che pubblicare un video su YouTube comporti prendersi la responsabilità di quel che si dice e soprattutto motivare quel che si afferma. In questo video sosterrò la tesi che il genere degli FPS è morto da tempo e se starete con me fino alla fine del video saprete il perché. La prima reazione che potrebbe essere suscitata aprendo un video del genere potrebbe essere: Dado, ma hai idea di quanto venda Call of Duty? Sì? Il genere degli FPS sembra sulla cresta dell'onda, sembra essere un genere di grande prestigio nel mercato dei videogiochi, ed io stesso fino a qualche giorno fa lo consideravo tale, ma mi sbagliavo. L'altra sera riflettevo con un paio di amici, si parlava del reboot di Doom e ci si chiedeva: ma un gioco con delle meccaniche come il primo Doom potrebbe essere realmente riproposto nel mercato odierno? Cioè, necessariamente il nuovo Doom sarà un gioco profondamente differente dal primo, quasi come se apparterrà ad un altro genere. E lì mi si è accesa la scintilla. I giochi che al giorno d'oggi vengono chiamati FPS in realtà non sono FPS. No, davvero, potrebbe sembrare che non ha senso, però pensateci un attimo. La dicitura FPS significa First Person Shooter, questo è vero, ma dobbiamo presumere che ogni gioco in cui si spara ed è in prima persona appartenga a tale genere? Cioè, fanno parte del genere FPS tutti i giochi che linguisticamente appartengono al genere? O invece, come credo io, appartengono al genere degli FPS i giochi che rispettano determinati canoni? Riflettiamoci un attimo. Il nome FPS è una novità degli ultimi 20 anni. All'inizio della storia, quando sono usciti Wolfenstein 3D e Doom, non esisteva ancora il nome FPS. Doom stesso in effetti non è un FPS, è da considerare come il padre degli FPS, cioè il gioco che ha posto le basi sulle quali poi implementare il genere, ma non era un FPS. Sia linguisticamente, dato che alla sua epoca i giochi in stile Doom venivano chiamati Doom-like, sia storicamente, dato che il genere FPS è iniziato nella generazione di videogiochi successiva, quindi da Quake 2, Unreal e Half-Life, per capirci. Doom e i Doom-like, se li giocate oggi, faticherete a capire come si giocano, anche se siete esperti di Call of Duty, voglio dire. Innanzitutto perché non si controllano con il mouse, e sebbene in alcuni Doom-like era data la possibilità di alzare o abbassare lo sguardo, questo non serviva per mirare. Non c'era neanche il mirino, bastava che il personaggio era più o meno puntato verso il nemico e sparando lo si colpiva. Addirittura prima del primo Quake non era possibile neanche saltare. In altre parole, i giochi dell'epoca, che oggi sono stati ribattezzati FPS, all'epoca non lo erano. Doom stesso non è un FPS, è il padre degli FPS, ma Doom è Doom, e i giochi in stile Doom sono dei Doom-like. Il genere degli FPS è stato definito, come detto, da Quake 2 e compagnia bella. Siamo nel 1998. WASD per controllare il personaggio, mouse per mirare, barra spaziatrice per saltare. L'epoca d'oro degli FPS è durata più o meno un decennio, dal 1998 fino più o meno al 2007. Insomma, in concomitanza dell'arrivo della settima generazione di console. Crysis e Bioshock furono i giochi che spararono le ultime grandi cartucce del mondo FPS, presentando una grande carica innovativa e che segnarono un punto di svolta. Dopo quei due titoli, nessuno fu capace di tornare indietro a come erano gli FPS prima. E così, tentando di continuare ad innovare, gli sviluppatori, di fatto, hanno decretato la morte del genere. I giochi che oggi vengono chiamati FPS, quindi in effetti, non sono FPS, sono dei giochi ibridi. Quasi tutti, praticamente. Ma prendiamo l'esempio di Far Cry 3. No, dico davvero, Far Cry 3 è un FPS? Cioè sì, è vero, è in prima persona e si spara, ma appartiene realmente al genere degli FPS? Leggevo qualche tempo fa, quando è uscito, una recensione sul web che fu criticatissima, che descriveva Far Cry 3 come uno Skyrim ambientato al giorno d'oggi e con le pistole. Ora, devo dire che anche io, quando lessi la recensione la prima volta, pensai: ma questo redattore non capisce niente, Far Cry 3 è un FPS. Se Skyrim è un gioco di ruolo, che cosa c'entra l'uno con l'altro? Però in realtà, giocando Far Cry 3, si ha effettivamente la sensazione che somigli molto più a Skyrim che a un FPS, cioè c'è l'esplorazione, c'è il free roaming, c'è la possibilità di avere diversi approcci, la compravendita, il crafting. Come abbiamo fatto a credere che un gioco del genere sia un FPS? O Bioshock Infinite, gioco che, ricordo, è presente in molte mie top 10. Tanto di cappello ad Elizabeth, grandissimo personaggio femminile, tanto di cappello per Columbia, splendida ambientazione e vivissimi complimenti per la trama, una delle più belle della storia di videogiochi.
Ma da quando gli FPS si basano su ambientazioni, personaggi e trama? No, davvero, parlando seriamente, che FPS è un FPS in cui non muori mai? Dov'è la sfida? Insomma, facciamola breve. Il genere degli FPS è morto, ed oggi la maggior parte dei videogiochi che vengono spacciati per FPS sono in realtà dei giochi ibridi. Che, ragazzi, intendiamoci a scanso di equivoci, sono comunque ottimi giochi. In alcuni casi dei capolavori, come per l'esempio di Far Cry 3 e Bioshock Infinite, ma non chiamateli FPS. E se dopo tutte queste parole ancora non siete d'accordo con me, beh, il mio consiglio è quello di provare con mano. Compratevi Quake 2 e provateci a giocare oggi. E ditemi se non notate anche voi che la sensazione che vi dà è proprio quella di giocare un genere diverso da quello degli FPS di oggi. Un genere che praticamente non esiste quasi più. Un genere che, a meno che il reboot di Doom non lo risvegli, probabilmente sarà morto per sempre.